Tre arresti, una denuncia e ancora controllati 470 veicoli e smantellati 4 bivacchi della droga. È il bilancio delle attività svolte dalla Compagnia dei Carabinieri di Cantù durante la scorsa settimana. Nel dettaglio, i militari hanno arrestato, dopo numerose ricerche, un 45enne che, nonostante stesse scontando la propria pena a regime di misura alternativa, avrebbe violato più volte le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. Stesso caso per una donna di 54 anni rintracciata arrestata dai militari della stazione dei Carabinieri di Cermenate. Nel corso ancora di un'altra indagine è stato denunciato per minaccia aggravata dall'uso di armi un 53enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo l'8 marzo scorso, dopo una lite per motivi di lavoro, avrebbe minacciato prima verbalmente e poi con una pistola la sua datrice di lavoro. I carabinieri di Mozzate hanno eseguito inoltre un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 48enne già noto anch'esso alle forze dell'ordine, poiché nonostante si trovasse agli arresti domiciliari dal dicembre del 2022, avrebbe violato più volte le disposizioni imposte dall'autorità giudiziaria per il divieto di avvicinamento e comunicazione nei confronti dell'ex compagna. Infine, nel corso dell'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari di Appiano Gentile hanno effettuato controlli all'interno del Parco Pineta, impiegando 7 militari in auto e a piedi. In totale sono stati smantellati 4 bivacchi.